stavolta tocca a Forte commentare una partita che noi abbiamo definito importante in termini di risultati, nel senso che è stato un punto d'oro per ciò che abbiamo visto in campo, perché la Cremonese ha messo in difficoltà questo Benevento. Assolutamente, hai detto bene, è un punto molto importante, dobbiamo già guardare alla prossima partita perché il campionato va veloce, sentivo che si diceva che con il Cosenza non sarà facile, è così, perché a mio parere sono partite difficilissime e quindi noi dobbiamo già essere concentrati sulla partita di domenica, che è uno scontro decisivo per noi e ci giochiamo in queste partite gran parte del campionato. Ti sei battuto tanto, peccato però perché non arrivano palloni preziosi soprattutto per la tua testa. Beh, è arrivata una palla di Foulon dove Carnesecchi è stato bravo, peccato, sì, in queste partite purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, comunque le palle gol sono poche e ci sta anche la bravura dell'avversario, quindi l'importante è lavorare, mettersi a disposizione della squadra. Io l'ho detto quando sono arrivato, mi metto a disposizione dei compagni e sanno che possono contare su di me perché abbiamo tutti un obiettivo comune e quindi mi metto a disposizione dei compagni e cerco di dare una mano in tutti i modi. Studio. Francesco, benvenuto ad Offside. Il tandem con la Padula, al di là dei gol, secondo me già funziona. E ti chiedo, il rimpianto vero del match è quanto sia durato il vantaggio, solo 3 minuti, davvero un peccato nella gestione della sfida, averla sbloccata e poi ritrovarsi con il pari avversario? Sì. Per quanto riguarda i momenti della partita, abbiamo avuto il momento dopo il gol dove potevamo fare il secondo e poi anche nel momento in cui è entrato Gianluca potevamo fare un gol che ci avrebbe portato i 3 punti. Gianluca secondo me è un grande calciatore, lui sa quello che penso di lui e sa che io sono venuto qui per fare di tutto per vincere il campionato, quindi vogliamo tutti lo stesso obiettivo e dobbiamo combattere in campo uno a fianco all'altro e cercare di portare i punti per la squadra, che è quello che poi alla lunga conta. E penso che in questa squadra possiamo contare su tutti quanti, quindi sono felice di far parte di questo gruppo e dobbiamo solo continuare così, lavorare a testa bassa perché siamo un gruppo di grandi lavoratori e alla fine quello pagherà sempre. Per te, Billy Nuzzolillo. Ciao Francesco, innanzitutto complimenti per la grinta che metti in campo in ogni partita. Credo che nessuno possa obiettare nulla sotto questo punto di vista. Ti sei sbloccato anche sul piano delle reti per migliorare ulteriormente il tuo rendimento. Non credi che forse bisognerebbe sfruttare meglio le fasce laterali e farti arrivare più cross? Tu stesso hai detto che Foulon ti ha messo un cross importante, cioè quel tipo di manovra più sulle fasce laterali, non credi che sia più congeniale alle tue caratteristiche? Sì, penso che soprattutto anche quando si gioca con 2 centravanti, anche quando è entrato Gianluca, è chiaro che se sfruttiamo le corsie abbiamo esterni molto forti per la categoria come Improta, Insigne, Teio, Farias. È solo questione di tempo perché il lavoro poi ci porterà i punti, ci porterà i risultati, quindi siamo, come ho detto prima, io ma come tutti quanti quelli che fanno parte di questa squadra siamo dei lavoratori e sono sicuro che i gol arriveranno e sfrutteremo le caratteristiche di ognuno. È chiaro che più siamo e più gente forte c'è, meglio è, quindi l'importante, come ho detto prima, sono i risultati e cercare di trovare la quadra giusta per portare a casa i 3 punti. Sonia. 4 risultati utili consecutivi, 2 pareggi tra andata e ritorno con la Cremonese che è una diretta antagonista, però la vittoria a Cosenza sarà fondamentale per un Benevento che vuole lottare fino all'ultimo per la promozione diretta. Assolutamente, noi siamo il Benevento, dobbiamo giocare per vincere tutte le partite, poi è chiaro che le partite come anche questa qui noi abbiamo giocato per vincerla e l'abbiamo dimostrato sul campo e poi è chiaro che ci accontentiamo del pareggio perché c'è anche l'avversario e quest'oggi bisogna fare comunque complimenti alla Cremonese che ha giocato una buona partita, però noi, come ho detto, scendiamo in campo per vincere e ora abbiamo 2 partite fondamentali e dobbiamo concentrarci su quelle. Le parate di Paleari valgono più di un gol, sei d'accordo?
Assolutamente, sono molto contento per lui perché nel primo tempo ha chiesto scusa, ma non c'è da scusarsi di nulla. Non c'è da scusarsi assolutamente di nulla, perché qua chi sbaglia, siamo una squadra e sbagliamo tutti, quindi se sbaglia uno cioè deve essere il compagno che mette una pezza, e oggi lui ha messo una pezza per noi, perché poi è entrato in campo con grande cattiveria e ci ha salvato il risultato, quindi questo è importante perché fa capire che squadra siamo.